intervento su S-Block e l'ontologia della speranza. Va fatto. Si sente. Bisogna scambiarsi forse. Lei lo ripete. Si sente. Si sente, sì. Ok, dicevo, un intervento su S-Block e l'ontologia della speranza potrà che sortire un effetto forse fecondo di straniamento per tutta una serie di ragioni che ora brevemente dirò. Anzitutto per l'orizzonte storico di tipo depressivo in cui siamo proiettati oggi, nell'epoca delle passioni tristi e della scomparsa del futuro. Block è un autore del tutto disorganico, incompatibile con questo orizzonte naturalmente. Ma poi per il fatto che chi anche solo avesse visto i titoli e i temi degli interventi che mi hanno preceduto, è evidente il fatto che Block, ancora una volta, è un autore che non si presta a essere organico al convegno, potremmo dire, perché Husserl, Heidegger, Löwit, gli autori trattati che mi hanno preceduto nella scaletta, sono quasi una sorta di escalation, di inquietudine, di disincantamento, di rassegnazione, di passioni tristi, tutto il contrario di quello che Block ha pensato e ha teorizzato nel corso della sua esistenza. Quanto di più incompatibile ancora una volta ci sia rispetto all'odierno orizzonte in cui siamo. L'orizzonte in cui tutto è perduto, in cui la frase di Heidegger, l'autore oggi più citato, forse solo un Dio ci può salvare, sembra fare da sfondo comune alle relazioni e all'ordine del discorso oggi dominante. È stato detto giustamente che quello in cui siamo proiettati oggi è un orizzonte weberiano. Weber è un autore non presente oggi, ma che è stato trattato ieri, come ho visto dalla scaletta. Un orizzonte weberiano soprattutto per quel che riguarda il grande tema della gabbia d'acciaio. Potremmo dire, se volessimo ragionare in termini metaforologici con Hans Blumenberg, che la metafora assoluta dell'emancipazione umana, la caverna platonica, al cui interno si iscrive il discorso di Marx e dello stesso Bloch, l'idea della verità che rende liberi, l'unione esplosiva di verità e liberazione, è oggi stato sostituito dalla nuova metaforica della gabbia d'acciaio di Max Weber, al cui interno io credo che, sia pure in maniere diversificate, certo non sovrapponibili, possano a giusto titolo situarsi autori per altri versi diversissimi, anche come abbiamo visto in dissidio fra loro, come Husserl, Löwit e Heidegger. Ha detto molto giustamente McIntyre nel suo capolavoro Dopo la virtù: la visione del mondo contemporanea è in misura predominante, sebbene forse non sempre nei dettagli, una visione weberiana, alludendo naturalmente al fatto della impossibilità di perimetrare un orizzonte altro rispetto a quello dominante. Potremmo anzi dire, giocando sul tema della metaforica blumenbergiana, che la gabbia d'acciaio di Weber forse è la caverna di Platone privata della possibilità dell'esodo. Non avrai altra società lì fuori di questo, sembra essere desolante corollario che si accompagna al nostro orizzonte storico. E proprio per questo la riflessione di Block è fecondamente straniante. Block è un autore in quanto tale straniante. La sua lettura di Marx, che è il tema che dovrò prendere in esame oggi, è la più eterodossa dell'intero Novecento, è la più eterodossa di tutte quelle prospettate dagli autori marxisti e non marxisti nel Novecento. Ma poi appunto è eterodosso Block in quanto tale per il fatto che nell'epoca che meno si prestava ad essere un'epoca di grandi speranze, e non è un caso che proprio in quegli anni fioriscano le grandi tematizzazioni della disperazione, il cui atto genetico io farei risalire proprio a Wissenschaftsberuf di Max Weber, no? Sopportare virilmente, no? La metaforica della sopportazione virile del proprio orizzonte storico, con annessa quindi delegittimazione di ogni tentativo di trascenderlo. Ebbene, in quegli anni Block percorre una strada controcorrente. Block non tramuta la situazione disperata in una metafisica della disperazione in quanto tale, ma parte dalla situazione disperata per dipingere nell'azzurro, dice, cioè per prospettare futuri alternativi, nella consapevolezza che proprio l'orizzonte presente, quanto più è tragico, quanto più è costellato da miseria e perdizione, tanto più rende possibile il lavoro della speranza, come lo chiamo nel principio speranza.